Una giornata sportiva certamente caratterizzata dall'ennesimo successo del Trapani Calcio in danno del Messina, ma soprattutto da una prestazione che ha davvero raccolto tantissimi consensi. Apriamo con la Serie D, intanto con i risultati che hanno caratterizzato l'ultima giornata, e tra l'altro ricordiamo che ne mancano appena due alla conclusione del girone di andata. Questi risultati: Cacicatena Mazzara 1-0, Castrovillari e Rosarno 1-1, Milazzo e Battevelino 3-0, Modica Interreggio 4-0, Nissa e Sambiase 1-1, Rossanese Viribus 3-1, Ladrano non si è presentato a Savri, e questo è un brutto segno perché potrebbe essere la prima di quattro rinunce che potrebbero decretare l'esclusione della società etnea attanagliata da una grave crisi. Poi Trapani Messina 1-0, Vigor Lamezia Palazzolo 0-0, dunque esordio a reti bianche per Mimmo Giacomarro sulla panchina dei neroverdi. La classifica sempre più interessante per il Trapani, con il Milazzo primo con 34 punti, Trapani e Rossanese 30, Vigor Lamezia 29, Rosarno 25, Sapri 23. Naturalmente al Sapri dovremo aggiungere i tre punti che il giudice sportivo assegnerà dopo aver letto il referto. Dall'altra parte il Mazzara, che resta nella zona calda, 14 punti, la Cicatena alle spalle, una scommessa di misura chiaramente pesante per i riflessi, ma alla luce anche di quello che sta succedendo ad Adrano, diciamo che il Mazzara non deve perdersi d'animo, deve continuare a credere nella possibilità di mantenere la categoria. Parliamo allora di Trapani-Messina, una sfida che non ha davvero tradito le attese. Buon pubblico, oltre, crediamo, 2000 le presenze sugli spalti del provinciale, tribuna quasi piena, curva, uno spettacolo nello spettacolo, anche la gradinata, qualche centinaio di persone in più. Attraverso le interviste con i protagonisti, su tutti naturalmente Nino Dai, tornato al gol dopo oltre un anno, Fabio D'Altamena ci ha ricordato che Nino Dai non segnava dalla trasferta di Villabate, campionato di eccellenza, ed è un gol che ha fatto davvero esplodere la Santa Barbara del tifo granata. E poi Frank Domicolo, che come sempre non le manda a dire e ha lanciato anche una frecciatina proprio all'indirizzo della società peloridana e dei giocatori del Messina. Vediamo allora e ascoltiamo le interviste, ma anche le immagini salienti di questa sfida che ha davvero regalato tanto tanto entusiasmo. Nino Dai, rispondo alla tua domanda io. Sì, siamo secondi al termine di una partita che peraltro avete giocato davvero bene, ben interpretato, e soprattutto è arrivato finalmente il primo gol tanto atteso. Sì, abbiamo preparato bene la partita durante la settimana, sapevamo che comunque era un'ottima squadra e che comunque gli ultimi risultati gli davano ragione, poi dotata di ottimi elementi come Di Napoli, Maiocco e tanti altri, quindi è una partita difficilissima che noi abbiamo interpretato nel modo giusto e siamo scesi in campo con la giusta grinta, e soprattutto non abbiamo sottovalutato l'avversario, anzi abbiamo avuto molto rispetto, perché il rispetto che meritava, e questo alla fine ci ha ripagato. Un gran primo tempo, un secondo tempo nella prima parte un po' d'attesa, e poi dopo il gol in pratica, anzi, c'è stato quasi il rischio di una doppietta storica per Nino Dai. Lo so, lì diciamo che ho sbagliato io, cioè mi sono tuffato bene, solo che la palla è andata alta. Peccato, l'importante comunque sono stati i tre punti e aver preso il secondo posto in classifica, quindi per noi molto importante, però non dimentichiamo che noi il nostro primo obiettivo è la salvezza prima possibile, poi tutto sarà guadagnato. Quindi, se la memoria non mi inganna, questo è un periodo un po' particolare perché c'è forse qualche anniversario, dedichiamo questo gol a qualcuno in particolare? Sì, a mia figlia Flavia, che ha fatto 2 anni proprio venerdì, e quindi l'ho dedicato a lei proprio. Frank Domicolo, una vittoria tanto bella quanto preziosa, a volte anche sofferta forse perché il vento oggi vi ha dato molto fastidio. Sì, che è stato oggi presente lo stadio, ha visto che c'era solo una squadra che cercava di giocare a calcio, perché il Messina non faceva altro che cercare di allungarci in continua dimensione con questi lanci lunghi. Sinceramente noi sapevamo l'importanza di questa partita, anche alcune dichiarazioni loro in settimana ci hanno caricato più del dovuto, perché bisogna avere rispetto di una persona, non ti può dire vado a vincere a Trapani, non è che uno la domenica si alza e dici oggi vado a vincere a Trapani, perché noi come noi rispettiamo vogliamo essere rispettati, quindi sarà dura per chiunque venire a fare punta al provinciale. Pensiero anche per il pubblico, oggi tornato in bel numero, uno spettacolo. Ma io l'avevo detto in settimana, ho fatto un appello, però non ce n'è neanche bisogno, io so quello che può dare la piazza di Trapani, il calore, l'affetto, e dove ci può spingere, dove ci può portare. Intanto continuiamo così e speriamo bene.
Bene, ecco, abbiamo visto le immagini salienti, tutto sommato un 1-0 che alla fine sta stretto al Trapani e volevo soltanto sottolineare un aspetto, è ovvio che noi facciamo le interviste a seconda di chi si presenta in sala stampa, avremmo voluto sentire anche l'ex Magliocco oppure il Re Artù, vale dire di Napoli, ma nessuno si è presentato. L'unica cosa che possiamo riportarvi è che il tecnico ospite Infantino si è lamentato perché il risultato a suo dire ha punito troppo il Messina e premiato invece il Trapani. Naturalmente noi non siamo di questo avviso, peraltro la partita la potete seguire per coloro che non erano allo stadio, questa sera alle 20:30 e vi consigliamo di seguirla perché è stata davvero una piacevole partita.